Noi siamo una lista nuova, giovane, molto giovane direi, Esclusi boomer. esclusi boomer, diciamo, che vuole, si presenterà alle elezioni prossime amministrative dell'8 e del 9 di giugno. Perché abbiamo deciso di candidarci? Molto brevemente, due parole. Abbiamo deciso di farlo perché riteniamo che sia giunto il momento di portare un po' di cambiamento a Corbola, dove per cambiamento, io e tutto questo splendido gruppo, permettetemi di dirlo, intendiamo sicuramente non fare delle promesse, delle proposte mirabolanti a questo paese, ma riteniamo che si debba intendere cercare di preservare tutto quello che c'è ancora di buono, che è rimasto, e mettercela tutta, ma davvero tutta, cercando risorse, cercando idee per riportare qui quello che è oggettivo che non c'è e non c'è più. Mi riferisco per esempio a incrementare e migliorare quelli che sono i servizi sociosanitari. Non è un mistero che abbiamo un medico solo per qualche ora alla settimana, un medico soltanto. Non è un mistero che c'è una pediatra o un pediatra che non si vede più in paese perché non ha un posto dove stare, a quanto insomma ci è dato sapere. Quindi ecco, i nostri obiettivi sono semplici, sono concreti, ma crediamo siano anche, insomma, molto, possono dare, pur nella loro semplicità, ecco, possono dare molto a Corbola. I primi 100 giorni per me dovranno servire, a mio parere, soprattutto a questo, cioè a capire che cosa è successo anche nelle stanze del palazzo. Sicuramente. Perché bisogna prendere in mano un bilancio, guardare come si è speso, e qualcuno ha delle perplessità, dove si è speso, che cosa si potrà spendere in futuro. I buchi da tappare sappiamo quali sono. Non c'è bisogno che ce li raccontiamo ancora, ma è il modo di fare e credo soprattutto che in questi 100 giorni sarà importante quello che la candidata sindaco ha detto, mettersi a disposizione dell'ascolto delle persone.